Papilloma virus. Vediamoci chiaro. Il papilloma virus è la più comune infezione sessualmente trasmessa. Questa infezione è tanto frequente che quasi tutti gli uomini e le donne sessualmente attivi contraggono l'infezione una volta nella vita. Alcuni tipi di papilloma virus possono causare il cancro del collo dell'utero, del pene, dell'ano e della faringe. Negli ultimi 20 anni in Europa i casi di tumore dovuti al papilloma virus sono diminuiti. Tuttavia, in Italia, ogni anno, ci sono circa 1.500 decessi per cancro della cervice uterina e 3.500 nuove diagnosi. Oggi esiste un vaccino efficace nel prevenire il cancro associato all'infezione da HPV. Ma come si prende il papilloma virus? Si prende per via sessuale, anche se non necessariamente in seguito ad un rapporto sessuale completo. In alcuni casi le infezioni da HPV guariscono spontaneamente. In altri casi, invece, si possono sviluppare lesioni persistenti che nel corso del tempo si tramutano in cancro. Come si cura? Il vaccino non cura le lesioni già presenti, che devono essere trattate e rimosse dal medico specialista, ginecologo e specialista in malattie venere. Il vaccino previene le infezioni più pericolose e quindi riduce sensibilmente il rischio di sviluppare tumori. Per capirne di più, diamo la parola a un esperto, il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La polemica sui vaccini dura da molti anni. È una polemica sterile quanto stupida. I vaccini sono sicuri e sono efficaci a livello dei singoli e della popolazione. Gli effetti indesiderati da vaccini sono rari, facilmente controllabili e hanno una frequenza estremamente inferiore alle complicanze dell'infezione naturale. Recentemente abbiamo assistito alla polemica sull'HPV, la vaccinazione per l'HPV nelle donne è stata avviata dalla Regione Lazio da qualche anno e permetterà a lungo termine di prevenire cancri della cervice uterina. Lo stesso avverrà quando sarà a regime la vaccinazione anche dei maschi per evitare altri cancri che sono il cancro della gola, il cancro del retto ed il cancro del pene. Tutto il resto sono parole, non esistono strumenti diversi. La Regione Lazio ha recepito il piano nazionale per le vaccinazioni e ne sta avviando un programma per darne completa attuazione nel minor tempo possibile. Ricorda, i vaccini sono la scoperta più importante dell'ultimo secolo in campo biomedico. Non avere paura, parla con il tuo medico e informati, ma consulta sempre fonti scientifiche. Se vuoi sapere di più, vai su www.salutelazio.it.